Che roba è mo quello? Ma che cavolo è? Oggi affronteremo alcune missioni Blasters, alcune più belle di altre, altre meno belle, tipo un'altra volta Termaiale, ma ehi, c'è anche Shogunyan. Andiamo! Direi però di iniziare il video girando la slot Kai Oni della base Blasters. Stavo per dire della Blase Buster. Allora, possiamo trovare Comodemone? Direi di provarci subito. Tra l'altro mi sembra di aver capito che ci sono monete più rare di quella Oni base. Ma potrei aver capito male, ovvero ci sono moneta Oni super e iper, una cosa del genere. Ah, rossa. E spera grande. Beh, insomma, non è male, eh. Ah, un'altra rossa. Ok. Per i soldi va bene. Che poi questa posso girarla quante volte voglio, non c'è un limite, il che è molto bello. Questo l'ho preso? Sì, questo l'ho preso, bene. Allora, andiamo a fare un'altra missione Blaster per oggi. Let's go. Sì, che poi l'ho detto all'inizio video quella che andremo a fare, ma comunque. Ondata di Termaiale a Campo Fiorito. Ho paura. Il livello dei Blasters è salito di un po'. Non è sufficiente forse per la missione, ma proviamoci. Anche se penso che questi Termaiale che affronteremo una volta sconfitti rimangono lì. Non fanno come il Termaiale della missione che va a nascondersi dentro le terme. Mi spiace. Ok. Fattibili. Fattibilissimi, direi. E questi però non rilasciano sfere ogni volta che li colpisci. Ok, questi scompaiono. Ottimo. Abbiamo mezz'ora per fare la missione, quindi direi di recuperarci intanto le sfere che troviamo qui. Belle, belline. Saliamo qui, facciamo tagliola. Ma poi vedo rapido. Io sto cercando di Termaiale, non vedo rapido. Oh, Gilgador, da posto, fra? Dai, andiamo. Cos'è, prigioniero? Mio Dio, vai. Ok, rimasta, yeah, andiamo, vai. Luce splendente, rifulgi e brilla. Che pippa. Vai, vabbè sì, però se mi può... Giulio, c'è Giulio Anton Pokitonks. Andiamo, vai col cagnolino. Let's go cagnolino. Bau bau. Bene. Vai. Tipo colpisci qualcuno, coso. Colpisci almeno uno. Oh, ma Apricamp è un po' troppo resistente, non sbaglio. Guarda, oh, niente, non cede. Stiamo in due a colpirlo, dai. Oh, aspetta, oh, questo qua, bene. Sì, però ragazzi, anche voi, ma per uno, meno male. Ah, Conte Zabulo pure che vi dà fastidio. No, schiappate questo. Luna, tu che combini? Io drone. Beh, andiamocene via, vai. Meglio. Non fa, no, fa niente, Luna, colpa mia che t'ho scelto. Chi stavi puntando? Ma chi cavolo punta? Si può sapere cosa... Ah, ce ne sono due? Doppia, ragazzi, doppia kill, vai. Abbiamo fatto, allora? Ah, c'è il mostro gigante. Andiamo. Vabbè, dai, andiamo qua, dai. Mo me lo carico mentre combattiamo, dai. Però una Termaiale mi dà un po' fastidio, sinceramente, eh. Basta che non torniamo dentro al tugurio là delle terme. Vabbè, cerca di fuggire, dai, su, avanti, fuggi alle terme, maledetto. Ma perché? Dov'hai? Qua! Che giro fai? Ma stava qui, stavano. Sì, ma questo deve fare il giro di cacchietta, insomma. Vai là e basta. No, niente, devi fare tutto quanto il giro strano. Dammi qua. Alleluia. Un'altra Termaiale. Ma perché? No, dai. Ma perché? Boh, fa un'altra volta sta missione mi è sembrato alquanto deleterio, eh. Dico solo questo. La stessa missione dell'altra volta. L'unica differenza è che c'erano più Termaiali piccoli. Ma quello grande la sconfigge è sempre... Boh, non... Bene. Ah, ora ci sono le missioni grandi mostri. Ah, serviva a questo. Poteva anche semplicemente introdurla. Ah, abbiamo mira a Termaiale. Ancora! Ma basta! Ma scusa, ma facciamo finita? Shogunyan i samurai, vai. Facciamo questa che è più bella. Dopo sta missione è meglio che io mi salga di livello perché iniziano a essere tosti questi qui. Qua ci sono gli Anton Giulio che fanno la guarda a sto coso. Oh, a questo punto è comparso Shogunyan. Quindi andiamo a cercarlo e facciamogli il culetto nero. Dove sei, Shogunyan? A scuola? Eh sì, la scuola è importante. Vedi di finirla. Non l'abbandonare. Ma ti potevano fare un po' più piccolo? Bello però. Mamma mia che bello. È uno yokai stupendo. Ma è più debole lui che non gli altri. Ma che stiamo facendo? Ma, signor Level 5, che combini? Perché fanno ste boiate? Ah, non li capirò mai, non li capirò proprio mai davvero. Guarda, appena arriva l'Energy Max carico, ti faccio l'Energy Max, perché sai com'è. Sei bello, però devo anche vincere. Ah, non hai punti, vero? Vabbè. Ti aspettavi, eh? C'è l'arco, c'hai? Hai anche l'arco, non solo l'arco. Aspetta, eccolo, che carico. Beh, ah, metà barra consuma? Era al livello 13, ma erano più forti quelli che trovavi in giro. Come mai? Shogunyan di Samurai. Rango Blasters, oddo! Pensavo di stare più alto dopo tutte le monete che ho dovuto raccogliere. Invece no. Sì, le monete. Le sfere che ho dovuto raccogliere per 3 monete. Non mi hanno fatto salire di livello. Di rango, non di livello. A proposito... Nevina, hai qualcosa per noi? Vabbè, andiamo, va. Mi ha dato un uovo con cui ho fatto un po' di punti. Lo vendi perché non ci fai niente. O almeno spero che non ci fai niente. Oh, quanta robina è stata aggiunta! Pattugliamento nel futuro, inferno oscuro nella dama, l'oni più potente nell'orco, update Robonian 00. WO. Facciamoci anche pattugliamento nel futuro perché... Avrò sicuramente tagliato metà delle missioni che ho fatto, visto che non c'era assolutamente niente da far vedere, dato che Termaiale era uguale alle altre. C'era Termaiale piccolini, poi quello gigante, poi vai un po' a sconfiggere un'altra volta dentro le terme. Oh, e che siamo fatto? Cioè, uno che se le gioca tutte quante di fila ci rimane male, secondo me. Però se posso comunque dirlo, e continuo a dirlo, questo Blasters è molto più divertente degli altri 2 Blasters. Cioè, questo sembra proprio fatto bene. A differenza degli altri che erano fatti tanto per fare. Perché c'era l'anno buco, dovevano vendere qualcosina nel frattempo. Però comunque sia, le vendite di Ponipuni... Le vendite. Cioè, Ponipuni vendeva alla grande perché potevi fare... Potevi shoppare. E quindi, bene o male, qualcosina vendeva. Che roba emo quello? Ma che cavolo è? Ma che cavolo? Devo continuare a premere X? Bellissimo! Fammi vedere il roba, oh! Mamma mia! Ma che figata! Dove stanno i nemici qua, oh? Ma è stupendo! Ma io, wow, non mi aspettavo di trovare sto coso, cioè, sicuramente! No, che peccato! Guarda Leoforte, io ti rispetto perché poi anche su Yokai Watch 2, ragazzi, beh, è una bestia incredibile Leoforte, eh. L'ho usato, se vi ricordate, per tutto il let's play. Però c'è una cosa che dobbiamo fare, Leoforte, caro. Ed è pizzicarti il sederino. Iniziamo bene. Wow! Contrattacco! Forte, eh! Ah, ok, è andato. Niente. Fammi raccogliere sfere, levati. Ok, Leoforte è soddisfatto di aver perso. Bravo, l'ha presa sportivamente. E che ce ne vogliamo fare? Così è andata, Leoforte hai perso. Magari in un'altra vita, in un altro momento, eri più forte tu. Ora sei Leo debole. No, dopo questo me ne vado. Ma io direi che per oggi va bene anche così, no? Che poi che ci sta da fa? La prossima volta questa qua, 1, 2, 3 almeno, questa te lo scordi. Termaiale mi è bastato già una prima volta, figurati quest'altra volta che ho dovuto farlo. Bene, allora direi che possiamo fermarci qui per oggi, amici. Vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!